questa sera pesce stocco agli otta alla messinese. E ora vi dirò gli ingredienti che occorrono. Pesce stocco, eccolo qua. L'olio e la cipolla, i pomodori, il sedano smunuzzato, le olive e i pomodori secchi. Dopo, come ultimo strato, le patate. Quindi iniziamo con l'olio. E ora la cipolla. Vedete, con l'acqua calda il pomodoro si spela subito. Un piatto completo questo, perché ci sono le patate, c'è il pesce, ci sono le patate, ci sono le olive. Li taglierò a listerelle. Sono pomodori secchi che poi praticamente io ho conservato sott'olio con l'origano e l'aglio. Ora le mettiamo un pochino d'acqua, un due bicchieri di acqua. Queste sono patate della Sila e sono belle dure, perché se mettete una patata a pasta molla, 2 ore che cuoce il pesce, allora la patata si disfà. Ora continuo a mettere l'altro perché ne ho ancora. Intanto mettiamo gli ingredienti, i pomodori. Uno spettacolo anche a vederlo preparare questo piatto. Quindi mettiamo le olive. Gli olivi in salamoia non devono mancare. E padre arciprete mi segue, vuole le cose che faccio io. Quando ho fatto la salsa, il video della salsa, gliel'ho dovuto fare mandare la salsa. E poi lui ha detto che ha mangiato un bel piatto di spaghetti con quella mia salsa. Sto prendendo i capperi. I capperi sono salati, quindi li devo lavare. Sa che tutto non entra lì dentro. Ora le spezie. Io sono partita per la curcuma, il piatto non lo prevede, però a me piace. Ora passiamo alle patate. È una bella patata, grande. Mia mamma è come le bambine piccole, quindi lei vuole tutte le cose ricercate, tutte le cose buone. Il palato ce l'ha fino. Ora metterò il sale nelle patate. L'ultimo ingrediente, le patate, copriamo. Coperchio, fiamma bassa e buon appetito. Se ne sa, ora a 2 ore che cuoce è pronto, di sopra ci sono le patate, di sotto c'è il pesce, ora lo prenderò e ve lo farò vedere. No, il pesce stocco agli otta alla messinese si prende una cipolla, si mette nell'olio e si fa soffriggere, poi si prendono i pomodori freschi e si pelano, si frullano. E si mettono in pentola con un pochino d'acqua. Dopodiché si aggiunge il pesce stocco e si aggiungono le olive, i pomodori secchi, il sedano, pepe, cappere, i pomodorini e un po' di sughetto. Guardate il piatto pronto, preparato con tutti questi ingredienti, ma con l'ingrediente base che è l'amore che lei ha per la cucina. Grazie.